colui il quale ha sviluppato questa meravigliosa moto con tanto sudore in pista, diciamolo, quest'anno ha un grandissimo premio, l'intera stagione Superbike con un team importante, Matteo Baiocchi. Sì, dai, era giusto, giusto, è come se ti alleni sempre e poi non giochi mai. E quindi stavolta scendo in campo anch'io, titolare. Titolare. Senti, io credo uno dei migliori complimenti che ho sentito fare, proprio a Ernesto Marinelli, il papà di questa moto, che dice il bello di Matteo, che veramente ha messo l'anima nello sviluppo di questa moto, ma che tutte le cose che ci dava, tutte le indicazioni che ci dava erano poi fedelmente riscontrate dai piloti titolari, quindi sei considerato una persona super, un pilota super affidabile. Beh, fa piacere questo, fa piacere e questo mi dà anche più carica per fare poi il lavoro per me. Quella cosa lì per me è stata bellissima, ma io l'ho usata come arma per tornare di qua. L'ho iniziato quel lavoro lì a 28 anni, quindi l'obiettivo come quello di adesso era sempre quello di tornare finalmente nel mondiale con una squadra che mi permettesse di lottare per le posizioni che penso di meritare. E quindi adesso ci siamo. Comunque ecco, anch'io lo ringrazio perché il lavoro fatto insieme... Sai, tu hai delle capacità, ma magari se non te le fanno sfruttare, magari neanche nessuno le scopre mai. Quindi io sono felice di averle messe in pratica e adesso di usarle per me stesso e per il team Altea. Insomma, l'hai sviluppata, hai girato tanto da solo in pista, ti sei sempre misurato con il cronometro e adesso però, insomma, siamo reduci dai test di Jerez e siamo prossimi alla partenza per l'Australia e ti sei misurato anche con Fior di Campioni. Qual è stata la prima sensazione? La sensazione è bella perché nonostante non avessi ancora trovato quel feeling che altre volte ho trovato con la moto, ero a lottarmi dalla sesta, settima posizione, entro nella top 10 e come base di partenza, secondo me, lottando con altri piloti ufficiali, non era male. E quindi questo mi rende molto fiducioso. La trasferta australiana sarà la partenza più difficile perché è una pista dove non si gira mai, io ci sono stato qualche anno fa ed andare forte là non sarà facile, quindi io penso che se riuscirò a fare un lavoro come quello fatto nei test di Jerez per partire a Phillip Island sarò veramente felice, poi se viene meglio sarò ancora più contento.